Una città. Una maglia. Un amore. Grigi nel cuore. Ogni giovedì, ore 21:15, su Telecity 1, canale 111 del digitale terrestre. Un appuntamento esclusivo con l'Alessandria Calcio. Lo sport in collaborazione con... Dai più valore alla tua casa. Scegli Pegaso, i veri mobili artigianali veneti in legno massiccio. Una grande esposizione per arredare con mobili di qualità a prezzi imbattibili. E in più tutta la convenienza di finanziamenti personalizzati all'interno del punto vendita. Pegaso, sulla strada statale 35 bis dei Giovi, Novi Alessandria. Visita il sito pegasomobili.it. Dopo 45 anni l'Alessandria vince la Coppa Italia di Serie C. I grigi hanno alzato il trofeo al cielo di un Moccagatta stracolmo con i suoi 4.691 spettatori. Una sorta di liberazione per un 25 aprile che resterà scolpito negli annali del calcio italiano dopo il successo nella partita di ritorno contro la Viterbese per 3-1. Già all'andata i grigi si erano imposti 1-0, gol di Marconi. Ma ieri in casa, come vediamo nelle immagini di Rai Sport che ha trasmesso in diretta la finale, hanno dovuto sudare le proverbiali sette camicie, naturalmente grigie, soprattutto quando la squadra di Viterbo è passata in vantaggio nel primo tempo con Di Paolo Antonio, pareggiando di fatto i conti con l'andata al 12° minuto del primo tempo. Così gli orsi, che scendono in campo nella ripresa, tirano fuori le unghie. A bomber Michele Marconi vengono i 5 minuti e dal 59° al 61° minuto trova la frequenza giusta. Prima il rigore pesante del pareggio, poi la rovesciata del 2-1. Una mazzata per la Viterbese, ma l'Alessandria la mette in ghiaccio al 78° quando è splendida la girata volante, ancora di Marconi, che con la tripletta si porta a casa il pallone e diventa il re di Alessandria grazie al poker tra andata e ritorno. Una festa esplosa naturalmente in piazza Marconi, attesa a 45 anni. Era infatti il 1973 quando i grigi alzavano la loro prima e unica Coppa Italia di Serie C nella prima edizione della competizione. Una vittoria che, oltre al prestigio, permetterà alla squadra di mister Marcolini di saltare due turni playoff per la Serie B, il secondo grande sogno di questa stagione. Tutte emozioni che rivivremo minuto per minuto questa sera nella puntata della nostra trasmissione Grigi nel Cuore, in onda alle ore 21:15 su Telecity 1, canale 111 del digitale terrestre, nella quale interverrà il presidente dell'Alessandria Calcio, Luca Di Masi. Pegaso, sulla strada statale 35 bis dei Giovi, Novi Alessandria. Visita il sito pegasomobili.it. Le finestre sono parte integrante del design della tua casa. Per questo, riducendo i profili e aumentando la superficie vetrata del 22%, diamo più luce ai tuoi ambienti. Da Gollo Serramenti trovi le nuove collezioni Finextra. Un design avanzato le rende elementi d'arredo, dando valore nel tempo alla vostra abitazione. Finextra by Gollo Serramenti. Produzione e showroom a Silvano Dorba, località Caraffa. Nuovo showroom ad Acqui Terme in corso divisione Acqui 27.